Un appunto per ieri sera quei combattimenti che ho visto un po' molle, nel senso cerca di essere un cosa, po'. Cosa intende con molle? Allora la gente va spronata perché con gli austriaci che ti sparano addosso, insomma bisogna anche muovere gli uomini, non è che bisogna essere capito. Ma lei cosa crede? Che i miei cacciatori siano dei fannulloni? Anche perché ha dovuto sgolarmi per mandarli sul. Mi scusi, lei pensa ai suoi uomini. Voi siete i miei uomini, ragazzi, stai tranquillo perché ti metto i ferri su. Lei pensi ai suoi soldati, che ai miei cacciatori ci penso io. Sì, e i tuoi cacciatori da dove pensi che devi prendere? Da me, sicuramente non da lei. Perché sono gli uomini del signore, reggimento favore, e tu sei un uomo del reggimento. Signore, lei si tolga. Hai capito? La discussione è nostra. Sì, ma stiamo andando oltre i toni. No, lei faccia notare che state andando oltre i toni. Poi davanti la troppa non mi sembra. Il discorso è... Il discorso è che comunque i tuoi uomini, compreso tu, fai parte del reggimento, io sono un ufficiale del reggimento e certi atteggiamenti non vanno bene, non sono consoni al reggimento, se glielo dico al generale ti metto i ferri, se non peggio... I miei uomini li comando io. E allora cerca di comandarli, cerca di comandarli giusto, allora, le mani addosso a un ufficiale non ce ne metto. Signori, vi richiamo all'ordine, sleggiole, non rompi! Calma. Attenzione. Guarda che non si risponde così un ufficiale, ricordatelo. Che è qualcosa a dire? Vi richiamo all'ordine. Vabbè, gente che si comporta da vigliacchi. Vigliacchi non puoi dirlo ai miei uomini. No, i tuoi uomini non sono dei vigliacchi, io sto parlando di te, che sei sempre in retrovia. Sei solo un lurido vigliacco. Hai capito? Lanci la spina? Certo, scegli i tuoi padrini e le armi, quando vuoi, come vuoi. Fucile, ora! Va bene, sarà fatto. Padrino, Rino vuole farmi da padrino. Bene. Ai. Caporale, contattato. Soldato, andiamo. Via. Soddisfatto? Certo, soddisfatto.